Ciao Matteo, Ciao. lunedì giocate in posticipo, tutti i riflettori saranno su di voi, anche quelli di Rai Sport. Come state preparando, come vivete questa partita che è un piccolo derby, insomma tutto vicentino? Sì, è una partita sicuramente fondamentale per noi, come hai detto, un piccolo derby, quindi i derby vanno giocati per vincere, quindi siamo molto mentalizzati in questa partita, ci stiamo concentrando tanto, stiamo ascoltando i consigli del mister. E siamo sereni, c'è un bellissimo ambiente in questo momento, uno spogliatoio, quindi dobbiamo portarcelo con sé e fare una gran partita lunedì sera. Tu sei tornato in campo dopo un periodo di stop, come stai attualmente? Ma sì, è stato un momento un po' difficile, tra virgolette, perché sai, quando sei lontano dai campi la vivi sempre in maniera un po' così, un po' triste, diciamo, però ora sto benissimo, sono contento di essere tornato. E mi sento bene fisicamente, quindi posso dare una grande mano ai miei compagni. Senti, tu sei tornato anche in coincidenza col cambio dell'allenatore. Su cosa sta lavorando di più Modesto in questo momento? Sull'aspetto mentale, sull'aspetto tecnico oppure anche su entrambi? No, ma il mister appena arrivato ci ha subito detto che la tecnica non ci manca, abbiamo da vendere in questa squadra, quindi stiamo lavorando tanto sull'aspetto mentale, come hai detto tu. Perché è un mister che vuole tanta grinta nella squadra, vuole tanta personalità, tanta voglia di fare. E la prima cosa che ci ha detto è che dobbiamo essere coraggiosi, anche se sbagliamo fa niente, quindi l'importante è fare. Poi si può sbagliare, si può fare bene, ma l'importante per lui è fare, non fare il compitino, ma giocare con personalità, con voglia e soprattutto con grande mentalità, perché quello che ci manca non è la tecnica, ma è, tra virgolette, quella sorta di ignoranza, tra virgolette, che ci manca in C, che quindi dobbiamo tirarla fuori che abbiamo. Il Vicenza è partito in questo campionato con grandi pressioni e grandi aspettative, però inizialmente le cose non sono andate come ci si aspettava. Secondo te, qual è la motivazione principale? Ma la motivazione non è che ce ne sono, siamo sempre stati tranquilli, dobbiamo essere sereni con noi stessi e lavorare tanto, perché più lavori meglio ti esprimi, quindi dobbiamo essere tranquilli con noi stessi perché le capacità ne abbiamo e dobbiamo solo andare forti in allenamento perché l'allenamento è lo specchio della partita. Senti, affrontate l'Arzignano, diciamo, abbastanza vicino all'ultima partita in cui l'avrete affrontato in Coppa, no? Gli è andata molto bene, però sarà una partita un po' diversa Sì, rispetto alla beh, Coppa, secondo te? sicuramente sì, sarà un po' diversa perché sai, in campionato ci sono un po', tra virgolette, un po' più pressioni sia da parte loro che da parte nostra, quindi sarà sicuramente una bellissima partita, una bella battaglia da affrontare da loro, quindi ci metteremo il massimo per vincere. Quanto conta entrare in campo dopo quattro bei gol rifilati a una compagine comunque importante come la Triestina? Cosa vi sentite dentro adesso? Beh, sicuramente quando vinci è tutto di guadagnato perché sei sereno mentalmente, sei felice, le giocate che magari nei momenti difficili non ti vengono, quando vinci ti vengono spontanee, sei più libero mentalmente, di testa, quindi è un vantaggio perché appunto vincere aiuta a vincere e non dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo essere sempre cattivi e concentrati, come ci dice sempre il mister, di vincere ogni partita, dobbiamo cercare di entrare in campo mentalmente con la voglia di vincere tutte le partite. Senti, ad Arzignano sarà un po' come giocare in casa perché ci sarà una trasferta vicinissima per i tifosi del Vicenza e comunque Arzignano è una piazza che è vicina a Vicenza Calcio. E per voi avere tanto pubblico e seguito rappresenta anche certe volte una difficoltà in più oppure comunque vi piace avere insomma, questa risposta da parte del pubblico del Vicenza? No, svantaggio non credo proprio, anzi, perché avere un pubblico come questo che c'è qua a Vicenza è, secondo me, solo una grande mano, perché a volte quando magari non riesci a fare quella giocata c'è il pubblico che ti sprona, che ti incita, che fa i cori dal primo al 90° minuto e ti fa venire quella voglia, quell'adrenalina che è incredibile, è difficile da spiegare, anche quando entri in campo, quando siamo qua in casa, ci sono 8.000 persone. È una spinta emotiva fortissima, quindi tutto secondo noi dobbiamo essere bravi a portarcelo dentro di noi ed è tutto di guadagnato.
il Pordenone in questo momento sta continuando a marciare a ritmi molto alti. Secondo te cosa può servire per rimanere in scia e magari arrivare anche allo scontro diretto con la possibilità di raggiungerli? Sì, sì, sicuramente Pordenone non è una novità, ma lo sappiamo già dall'inizio campionato, è una delle favorite in questo girone. Ma noi dobbiamo pensare, come ho detto prima, solo a noi stessi e alle nostre potenzialità, cercare di vincere più partite possibili e poi la classifica la vedremo più avanti. Ora dobbiamo solo pensare a fare bene, a vincere, e poi appunto la classifica la vedremo più avanti. Senti, la Coppa è una distrazione, visto che giocherete anche tra pochi giorni un altro turno di Coppa Italia, oppure è uno stimolo a rimanere, come dire, sul pezzo? Ma guarda, distrazione non credo proprio, anche perché noi, cioè, questo è il nostro lavoro, il calcio è la nostra vita, quindi più partite ci sono meglio è, quindi noi distrazioni direi proprio di no, anzi è una partita in più, un'altra partita che dobbiamo preparare, che dobbiamo vincere, quindi è solo un aiuto in più mentalmente che ci fa stare sempre nel pezzo, sempre andare forte, quindi è un vantaggio e dobbiamo cercare di andare, di far bene anche la partita in Coppa Italia. Tu ti sei fissato un obiettivo personale quest'anno, visto che sei già arrivato a 3, no? Sì, sì, no, beh, obiettivo personale no, i miei obiettivi sono quelli di aiutare la squadra con le mie potenzialità e fare appunto più gol, più assist possibili per aiutare i miei compagni. Poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato.